Buongiorno e benvenuti. E vi chiedo di alzarvi per gli inni. Could you please stand for the national anthems? Del Comites di Sud Australia rivolgo un saluto a tutti i presidenti e ai rappresentanti delle autorità politiche australiane e italiane e ai rappresentanti delle varie associazioni qua con noi oggi. La Repubblica Italiana è connessa a tre importanti date. La prima è il 25 aprile del 1945, il giorno della liberazione del fascismo. La seconda è il 2 giugno del 1946, quando per via del referendum il popolo italiano scelse la Repubblica alla monarchia. La terza è il 1 gennaio del 1948, quando la Costituzione italiana entrò in vigore dopo che fu promulgata il 22 dicembre del 1947. È ovvio che senza questo periodo della storia italiana, di cui celebriamo la festa della liberazione, non ci sarebbe stato un referendum per scegliere la forma istituzionale dello Stato italiano e ovviamente non ci sarebbe stata una nuova Costituzione. Perciò, come disse il Presidente della Repubblica, l'Onorevole Sergio Mattarella, è sul 25 aprile, su questa data, che si fonda anzitutto la Repubblica Italiana. La festa della liberazione rappresenta un periodo fondamentale per la storia d'Italia perché assume un particolare significato politico e militare in quanto è un simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale. È come un momento di riscatto morale di un'importante parte della popolazione italiana dopo la dittatura dei fascisti. L'antifascismo non è stato solo l'esito politico di un conflitto interno, quanto la chiave di apertura della nuova Italia, uscita dalla guerra e dalla dittatura, che ha generato un ordinamento costituzionale che ha permesso di sviluppare diritti, opportunità, responsabilità diffusa. To our non-Italian speaking attendees, the founding of the Italian Republic is bound to three important dates. The first is the 25th of April 1945, the day of liberation from the fascist. The second is the 2nd of June 1946, when through a referendum, Italians chose to be a republic. And the third important date is the 1st of January 1948, when the Italian Constitution came into force after having been promulgated on the 27th of December 1947. Many presidents of the Italian Republic have correctly stated that of these three dates, it is the 25th of April and what it represents that makes it the most important of the three, because it is from that momentous period, starting in 1943 and culminating on the 25th of April 1945, a period where thousands of Italians and Allied forces died in the process of liberating itself from the fascists and Nazis. And that in that aftermath of such suffering, a referendum came to be held in 1946 to decide whether to continue under a constitutional monarchy or to form a republic. And having chosen a republic, a new constitution was drafted, which came into force on the 1st of January 1948.
But I ask this question: do we, especially of the younger generations, truly understand the significance of that period of which we commemorate today? The Allied landing in Sicily in July 1943 began to set in motion a series of events that would eventually see the fascist regime toppled from power. These events had huge repercussions for Italians. On the 8th of September 1943, Italy signed an armistice, surrendering to the Allied forces, meaning an immediate cessation of all hostile activity by the Italian armed forces to Allied forces and to assist Allied forces to overthrow the German and fascists. On the 13th of September 1943, Italy declared war on Germany. This decision had huge repercussions for the Italians, with many reprisals being perpetrated to Italians by the retreating fascist and Nazi forces. That decision also essentially triggered a new war with the former ally, Germany. And also, it was the birth of what was almost 2 years of what can be deemed an Italian civil war between the Italian resistance movement, who were working with the Allied forces against the Nazis and fascists. For the Allied forces and resistance fighters to achieve their goal of liberation, it took 20 months of fierce fighting. 20 months for the Allied forces to cover the distance from southern Italy to its northern borders, the distance equivalent of Adelaide to Melbourne. So many battles and so many people gave the ultimate sacrifice. The landings at Salerno saw some 10,000 deaths. The Battle of Monte Cassino saw some 70,000 deaths. In Anzio, 10,000 people died, with thousands and thousands of Italian civilian casualties. The Italian resistance fighters lost nearly 60,000 fighters in their quest for liberation. There was a huge loss to the Italians during World War II. The city of Naples alone lost nearly 26,000 civilians from over 100 bombing raids, which is closely equivalent to the total deaths of Australian soldiers in World War II. That's just Naples alone. So as we can see, Italy suffered enormously, and in particular during that period that gives basis to this Festa della Liberazione. And this is why we are here today. It is this momentous period between 1943 and 1945 which was so fundamental in shaping the Italian psyche for what would then be for Italians to decide how and in the manner in which they wanted their future democratic nation to be governed, and they did so. And it's for this reason why so many Italian presidents of the Italian Republic state that it is this period in what we are commemorating here today, which is the most important period of modern Italian history. On behalf of Comites South Australia, we thank you for attending today's ceremony. Grazie Mark. Adesso invito dottore Antonia Corsa al podio. Buongiorno. Oggi si celebra il 72° anniversario della liberazione di una nazione intera e della dignità di ogni suo cittadino. Siamo qui con commozione e con rispetto a fare memoria di una data e di un passaggio storico che ha segnato l'inizio della vita democratica del nostro Paese. Rendiamo omaggio al coraggio e al sacrificio di coloro che in Italia, divisa in due durante il Secondo Conflitto Mondiale, credettero nei valori della libertà, dell'uguaglianza, della fratellanza e della tolleranza. Uomini, donne, giovani, anziani, preti, militari, persone appartenenti a differenti ceti sociali, con diverse ideologie politiche e religiose, ma tutti accomunati dalla volontà di lottare personalmente, ognuno nel suo piccolo, ognuno con i propri mezzi, per ottenere il riconoscimento dell'Italia come patria libera dal dominio nazifascista. Il 25 aprile del 1945 la resistenza partigiana, supportata dagli alleati, entrò vittoriosa nelle principali città italiane, mettendo fine al tragico periodo di lutti e rovine e dando così inizio al processo di liberazione dell'Italia contro l'oppressione. Le celebrazioni della liberazione sono occasione per meditare tutti insieme
sui valori fondanti della nostra patria, sugli ideali condivisi da tutto il nostro popolo riconciliato con se stesso nel nome della libertà. Di quella libertà scritta maiuscola, perché costituisce un valore fondante del nostro vivere civile. Celebriamo la liberazione dall'autoritarismo e dal concetto di potere basato sull'idea di sopraffazione, di discriminazione razziale, di espansionismo aggressivo. Abbracciamo valori di pace, di tolleranza, di uguaglianza di genere, di libertà di pensiero e di espressione. Siano i giovani i custodi della Costituzione italiana e dei suoi pilastri, perché sia mai dato per scontato che la libertà, la tolleranza, il rispetto della persona umana, i diritti e soprattutto i doveri siano traguardi ormai pacificamente raggiunti. Sono questi gli insegnamenti che ogni anno fa valere la Resistenza. Dobbiamo ricordarli a noi stessi e raccontarli alle nuove generazioni affinché li facciano propri, vivendo nella piena consapevolezza di ciò che è stato e non ripetendo i terribili errori del passato. Recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto il mondo intero, così come accadimenti che toccano più da vicino le nostre realtà cittadine, dimostrano come ancora oggi questa libertà sia minacciata, offesa e talvolta perfino negata. La memoria delle azioni, delle parole, della grande e della piccola storia è baluardo di giustizia e libertà, così come già sapevano coloro che per la libertà sono morti, e lo dimostrano le parole di un giovanissimo partigiano, Giordano Cavestro, tratte dalle ultime lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, con le quali voglio concludere. Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria dell'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime possibile. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia, che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze più care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio. Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà. Viva l'Italia, viva la Repubblica, viva la Resistenza. Preghiamo. Oddio, vedi di chi vuole e beatitudine di chi crede in te. Guarda con bontà questi nostri giovani caduti per la liberazione d'Italia e coglieli nella serena aspettabilità della tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, venne con te l'unità per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quel giorno il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grazie vivande per tutti i popoli. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli e bossi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Signore Dio, Padre dell'umanità, benedici questi ghirlande, dona la luce eterna ai nostri valorosi eroi caduti per la liberazione d'Italia e a noi concedi il coraggio di vivere con onestà e con gloria ogni giorno della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, O Lord, our God, Father of all people, today we remember our soldiers who have fallen for the liberation of Italy. Bless these garlands, wreaths, and give eternal rest to our brothers and sisters as we remember them. Continue to help us to bless with courage and honesty every day of our life. Through Christ our Lord. Amen. And may God in his blessing and love come upon all these people who are holding these wreaths, and may the wreaths be blessed in honor of our
our fallen dead who have fought for peace in our world. And we ask your blessing, love, joy and peace upon them all. In the name of the Father, Son and Holy Spirit. Amen. Dottore Antonio Raposo, Vice Consul d'Italia, please. Honorable Diana Woodley, please. Member of Parliament. Signora Francis Bayford, Member of Parliament. Signor Vincent Tazia. Signor John Gardner, Member of Parliament. St. Peter's, Mr. Robert Greer. Lord God, through the blessing of this race and the honour of which we honour our fallen dead, may peace come to our world, and may all of us who have come to honour them today on this Liberation Day for Italy, may be a shining light for each of us here in Australia to remember Italy, to remember with love all who have fought for peace in our world. We thank you for these wreaths and we pray for peace, love and joy. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Adesso vorrei invitare di nuovo l'avvocato Mark Quaglia e vice console dottor Antonio Corso per la consegna di un riconoscimento al Mary MacKillop College per la collaborazione con il Comites e per la partecipazione delle studentesse di lingua italiana alla cerimonia. La professoressa Mary Lepore. Un applauso, possiamo farlo? Amy Taddeo. Chiara Vozzo. Joanne Gagliardi. Adriana Bianco. Grazie Antonio, grazie Mark. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra cerimonia.
È stata una bellissima cerimonia. Siete d'accordo? Spero. Da parte del Comites ringrazio Anthony e Anna Faruggia per la loro gentile collaborazione. Ringrazio la Radio Italiana 531, Radio Italia 1, i radioascoltatori e voi qui presenti per la vostra partecipazione.